Ma che paese? Italiani! Italiani! Bello ritrovarvi qui. Grazie, va bene. Siete gasati, ragazzi. È la campagna elettorale che vi gasa, Guarda che la campagna elettorale... Ecco, la campagna elettorale è una meraviglia di questo paese. La campagna elettorale è il promo di questo paese, è il trailer, no? È quel momento in cui tutti i politici dicono urlando cose in cui non credono nell'assurda speranza che ci crediamo noi. No, ma la cosa bellissima è che appena finiscono poi questo periodo dicono: ragazzi, ora basta sciocchezze, non siamo più in campagna elettorale. Ce lo dicono anche ste teste di... Ma come? Per 2 mesi ci hai rotto, ci hai scassato, e ce lo dici? No, almeno non ditecelo. No, avete fatto caso che in campagna elettorale si presentano tutti col sorriso, come se non ci avessero mai visto, come se noi non l'avessimo mai visti prima? Ma scusate, ora, questo qui si è presentato con un cartello. Ma cazzo, si è presentato con un cartello! Si è presentato con un cartello con scritto le cose buone che ho fatto. Però, scusate ragazzi, no, ma sapete perché lo fa? Perché comunque ci sono molti che fanno... Aspetta un po', fammi un po' vedere chi è questo qui. Ma come, chi è? È Berlusconi, non lo vedi? No, no, è uno nuovo questo qui. Ma come uno nuovo? Sì, ha un cartello. Ma no, è Berlusconi, ti dico. Oh, sì, forse un po' ci assomiglia, però con quel cartello sembra un altro. Ma non se ne accorgono che è sempre lui? Rubi, le orge, i festini, i processi, il disastro economico. Gheddafi, è sempre quello lì, cazzo, come fai a non accorgerlo? È come il sergente Garcia, ve lo ricordate, Zorro? Che incontrava Don Diego della Vega e non si accorgeva che era Zorro. Ma c'hai la mascherina! Ricordi se gente sei Garcia? Cosa? Mi raccomando, Don Diego della Vega, stia attento perché nei paraggi c'è Zorro. È lui, Zorro, cazzo, è lui! Ora mi metto una mascherina, porca puttana. Sembro Crozza? Sono Zorro, vaffanculo. No, non è possibile! È la campagna elettorale, è la campagna elettorale! La cosa che a me fa morire da ridere è che Alfano promette le liste pulite. Ma come, Angelin? Vecchio Angelin, ma come? Il tuo capo è un condannato in primo grado a 4 anni per frode fiscale. Ha altri 3 processi in corso. Che minchia di liste pulite vuoi fare, Alfano? È come se uno pretendesse di fare il bucato infilandolo dentro una betoniera. Capito che infili in un buco e c'è la centrifuga, ma è una betoniera. Pino, col colorato, cosa ci va? Più cemento, più sabbia? No, è che... No, ma... Grazie, tutto buono. Scusate, ragazzi, facciamo un applauso a Raffaella Carrà, che stasera è qua con noi. La grande Raffa. La grande Raffa. La grande Raffa. A Iapino, cazzo di Iapino. Prima era nei camerini, qualcuno ha detto: com'è invecchiata Sharon Stone. La verità è che in campagna elettorale vaneggiano tutti, fidatevi, vaneggia anche Monti, Mario Monti. Mario Monti che dice che bisogna rivedere la riforma Fornero.
Ma come la riforma Fornero? Ma l'hai fatta te, Monti? L'hai assunta te? Sai la Fornero, no? Sai quel ministro non proprio ferratissima sui temi della pubblica amministrazione, no? Io avevo qualche dubbio di non essere ferratissima, ero lì nel mio orto, sai, con mia figlia. È arrivato questo signore con l'Oden, ma io e mia figlia gliel'abbiamo detto, guardi che noi non siamo mica ferratissime, eh. Si figuri che mi muoiono le begonie, si figuri i pensionati. Non so. Ce l'ha messa lui la Fornero. Avete visto com'è? È così. Perché in campagna elettorale tornano tutti come vergini, come in cocoon. Ve lo ricordate, cocoon, la piscina che si tuffano la campagna elettorale e riemergono e sono spariti gli ultimi 20 anni, no? La campagna elettorale è uno stato di irrealtà. La campagna elettorale è un attenuante per tutto, fateci caso. Monti ha detto che abolisce l'IMU, sì, ma è campagna elettorale. Bersani ha detto che non farà la patrimoniale, sì. Ma è campagna elettorale. Berlusconi farà un nuovo contratto con gli italiani. Sì, ma è campagna elettorale. Proviamo a usarla anche noi. Provate a dire sì, ma è campagna elettorale. Vai. Sì, ma è campagna elettorale. Ma sei andata a letto con un'altra? Sì, ma è campagna. Ma hai rubato le caramelle ai bambini, cazzo? Sì, ma è campagna elettorale. Hai bucato le gomme all'ambulanza? Hai dato i lassativi ai piccioni? Sì. Hai fumato in sala parto? Sì. Hai edificato sulla spiaggia rosa di Budelli? Sì. La campagna elettorale non distingue cosa è bene e cosa è il male. Campagna elettorale, Mangiapreti si trasforma in cardinale, che figata. In campagna elettorale non si butta niente come col maiale, ragazzi. La bugia diventa un'arte surreale, ma è solamente una campagna elettorale. Maledetta sta campagna elettorale, che è un sacrificio rituale. Maledetta campagna elettorale, ti abitui al falso, mi viene graduale. In campagna elettorale il condannato ti può fare la morale. Ti sembrerà di essere caduto dalle scale. Silvano Belfiore. Ma è solamente una campagna elettorale? Ma è solamente una campagna elettorale. 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 Ma è solamente una campagna elettorale, porca puttana. È solamente una campagna elettorale. È solamente una campagna elettorale. Mi voglio sposare. Oh! Silvano Belfiore. Di Crozza, Belfiore, Robecchi, la campagna elettorale. Come mi piacerebbe essere in Inghilterra. Perché in Inghilterra, tu mi dici, ma perché? Cosa c'entra? No, perché in Inghilterra ci sono i laburisti e ci sono i conservatori, no? Noi siamo l'unico paese al mondo che non ha più i partiti, ma che ha i nomi. Ci sono i Monti, gli Ingroia, gli Sgarbi, i Berlusconi, i Vendola. È un citofono, praticamente. Cioè, non è una scheda elettorale, no? Ma guarda, no, ma lo sapete che in Inghilterra c'è questa cosa bellissima? Ci sono le tasse di scopo. Cioè, mettono una tassa, però che ha uno scopo. Cioè, ti spiegano che con quello che tu darai, loro faranno, non lo so, un asilo nel Sussex, un ponte nel West End, una strada per Dover. Per Dover? Per Dover? No. E alla fine dell'anno ti arriva il resoconto con la cedola e ti dicono, guarda, che con i tuoi soldi dell'IMU abbiamo fatto questo. Con i soldi che ci hai dato abbiamo costruito un asilo. È la stessa cosa che ti dicono qua.
dammi il grano, bastardo. Mi scusi, cosa ne fate? Sono cazzi tuoi, poi te lo guardi sul report. Cosa abbiamo fatto col grano? Eh già, e poi lo vedi a report. La settimana scorsa sono state pubblicate le spese della Camera e nel 2012 alla Camera hanno speso 22.000 euro di caramelle. Abbiamo pagato l'IMU per comprargli le caramelle e vai così che vai bene. Meno male che poi con l'IRPEF poi gli paghiamo anche il dentista. Gli paghiamo il dentista, paghiamo tutto, no? Sono i titoli, cure termali, rimborso dei ticket, cose 10 milioni, assistenza sanitaria ai deputati. Eccolo, paghiamo, eccolo. Il vero boom è da ricercare, la voce odontoteia che da sola assorbe il 30% dell'intero budget, 3 milioni e 92 mila euro. Sono tasse di scopo anche le nostre, e lo scopo è quello di farci girare i coglioni, ma voglio dire, a proposito dei coglioni che girano, ora è scoppiato il caso dei Monte Paschi di Siena, no? Cos'è successo? Che 5 anni fa Montepaschi di Siena ha comprato Anton Veneta per 10 miliardi da un'altra banca che 2 mesi prima l'aveva pagata 6. In 2 mesi ha pagato 4 miliardi di più. Allora cosa hanno fatto i grandi manager per tappare il buco? Hanno comprato titoli tossici, ne hanno messi talmente tanti che più che una banca è diventata una comune, perché adesso sono tutti tossici, e adesso rischiano il fallimento. Ora a Mussari, che era il presidente di Monte dei Paschi ai tempi del buco, eccolo qua, lo fate vedere il buco, ecco. Però gliel'hanno fatta pagare, duramente, sapete cosa gli hanno fatto? Dunque, non me la sento di dirlo, scusate, a casa, è troppo forte. Andate a letto i bambini, se ci sono portatori di pacemaker vi prego, abbassino il volume della televisione. Dunque, Mussari l'hanno nominato presidente dell'ABI, presidente di tutte le banche italiane, tutte. 2 giorni fa si è dimesso, ma adesso gli faranno un altro culo così. Lo mandano a dirigere la banca del sistema solare, cioè di tutto. Ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile? Ma chi è che deve controllare? La Consob, l'ABI, la Banca d'Italia, il Ministero del Tesoro, io, Grillo, mia suocera, chi? Ora in genovese diremo, ma c'è il controllore nel treno, no, e non c'è nelle banche. C'è nel treno e non c'è nelle banche. Sul treno, se non sei in regola, ti buttano giù dal treno a calci in culo, non è che ti fanno guidare il treno. Non è che ti fanno capo di tutti i treni. Non c'è il biglietto, ti mandano a cagare, non dico... Monti oggi ha detto che col disastro del Monte dei Paschi c'entra anche il PD. C'entra il PD? Vediamo. Dunque, il Monte dei Paschi è una fondazione. La fondazione è del Comune di Siena. Il Comune di Siena è del PD. Mumle, mumle, mumle. Mumle, mumle, fatelo anche voi. Mumle, 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 mumle. Un nesso ci sarebbe. Io non so se c'entra il PD, so solo che stamattina ho fatto un bancomat al Monte dei Paschi e una voce metallica mi ha detto: porco boia. Questo sportello da solo titoli tossici. Ragazzi, la cipolla che fa ridere non esiste mica.
5 anni fa Fascino ha detto abbiamo una banca, non era vero e abbiamo perso le elezioni. Ora è vero, però perdiamo la banca e riperdiamo le elezioni. Non è che se dai fuoco al vigneto poi viene fuori il vin brûlé, ragazzi? Dunque Bersani era sicuro di vincere, era sicuro, ora rischia di nuovo, perché teme il pareggio in Senato, no? Perché si vota in tutta Italia, ma la partita vera naturalmente si gioca qui, in Lombardia, con una novità, che dopo 17 anni Formigoni in Lombardia non ci sarà più, el ghe più. Presidente, permetto una domanda. Allora pare che in quest'ultima tornata elettorale lei non ci sia più in Lombardia. Può rispondere a una domanda, Presidente? Presidente, allora, può rispondere? Intanto lei può rispondere alla domanda, non è microfonato, non può no, parlare. No, io sono microfonato. Presidente, si sente tutto, allora, non svii. Lei sarà lei microfonato, ma io non ho la parrucca di Formigoni. Questo e è vero. Non posso fare Formigoni, lei è un cretino. No, vabbè, però risponda alla domanda. Lei adesso mi tiene Presidente, la giacchetta? Sì, volentieri. Perché lei è amico di Mucchetti? No, non sono amico allora, di Mucchetti. Lei non mi tiene è la giacchetta? Sì. Maria perché... Vittoria Pivotti. Sì, però no. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. A voi. Sì, buongiorno, buonasera. È la Maria Vittoria, stavo sì. cadendo. Sì, però ecco, perché, va bene. Allora, sì. adesso può iniziare. Allora, posso mettermi la giacca? Ma per prego, favore? Prego, però se potesse anche rispondere a delle domande, Presidente. Allora, no, sì, no, adesso lei dica, no? ecco no? bel mio perlù. Adesso sì, sono... sono un perlù, però in Lombardia... Grazie Maria Vittoria. Ah, Presidente, posso farne una... Posso grazie, farle una domanda? Maria. Posso vabbè, salutare? Sì. Io la mattina saluto... Va bene, la saluti... Perfetto, bravo Presidente, però può rispondere alla domanda. Lei praticamente... Ti fa fomode. No. Presidente, lei in Lombardia non c'è più, è sparito. Udite, udite! In Lombardia non ci sarà più Formigoni! Sì, ma non deve fare tutta fascia... Udite, udite! Presidente... Sì, presto, no... facciamogli il funerale! Ma no, ma cosa c'entra? No, ma no, non chiamate è... gli avvoltoi perché no, ma guarda... spogliateli le membra! No, Presidente, non è... Scorticate non è... la salma! No, ma è un fatto politico, Presidente. Sì, ma che è piaciuta, però è un fatto politico, usate Presidente. Il teschio per farci la bajour del comodino no, Presidente... con una lucetta dentro! Sì. Che parolo! Sì, ma non dica così... Formigoni ha detto a bajour sì. forse morto omosessuale. Ma lasci stare, no? Sarà non dica... morto guardi di baci! Che... No, ma guardi che... Perché? No, non è, non è allora, un dramma. Signor Graziano, mi ha fatto male alla schiena. Allora, dietro. Però lei vede, deve rispondere alle domande. Ma ci può spostare? C'è la carà che non sì, mi vede. Mi dispiace, chiedo scusa. Però, allora, senta, Presidente, lei adesso non è un dramma, no? Lei sarà candidato al Senato a Roma. Lei va beh, a Roma. Perché? Certo. Sì, però dico... Allora, se vuole lo spiega la Maria Vittoria con la pivota. Sì, ma perché? Lo spieghi lei. Perché? Sì, cosa? Perché? Non capisco, può dirlo. Allora, se lei non capisce i gesti, perché a Roma non... c'è... Cosa? Perché? Che cosa c'è a Roma? Cosa c'è a Roma? Allora, sua santità... No, ma guardi, lasci stare, sua mi santità. Mi ha chiesto parliamo di avvicinarmi di al suo ufficio, sì, perché... parliamo di politica, lasci vuole stare. Lavorare a fianco sì, a me. Sì, ma non faccia il... Fianco, lo faccio io... per lui, perché se guardi, per me... Sì, adesso, ma non... Siccome lui è anziano... Ah, posso non... parlare? Sì, stia ma tranquillo. Ma ci interessa il dato politico, siccome no? Siccome lui è anziano, sì, era troppo uno stare. Sbattimento per lui venire su da me a chiedere consiglio. Non dica sbattimento. Così poi magari mi fa la copertina su Vanity Fair come padre Gheo. Va bene, ma lei non gliela faranno magari, lasci stare. Perché si crede Jodie Foster? Ma no, hanno avuto tutti e due la copertina, ma lasci stare. Attenzione, forse perché Jodie Foster ha detto che è lesbica, non si può dire. Vabbè, l'ha detto, in effetti è vero. Bene, buon po' di faccia per lei, sì, è contento? Sì, così ho... ha trovato Jodie Foster che è lesbica e sì, ha fatto una... Bravo, guardi, che scopo. Ma lasci stare, allora, torniamo a parlare della Lombardia. Bravo, buon povere faccia, si diverta. Oh. Possiamo parlare della Lombardia. Prego. Lei prima appoggiava Albertini, adesso appoggia Maroni, però Albertini ha detto che... avrebbe delle cose da dire su di lei. No, ma non fa... Attenzione, Pivotti. Sì, ma... Silenzio, perché parla. Chi? Albertini. Sì, no, ma non fa... Che paura. Sì, ci ma stiamo non... cagando adesso. Allora, Presidente, per favore. Allora, non importa lei è questo. Amico di Mucchetti. Possiamo... Non sono... Lei è amico di Mucchetti. Non sono amico di Mucchetti. Mucchetti allora, si è candidato scriva, a domanda non possiamo... risponde, non è amico di Mucchetti. Lasci, perché lasci, lo rinega. Non svi... Lei rinega Mucchetti. Ma non rinego, non sono suo amico, non svico Mucchetti. Ci dica quali sono queste cose che Albertini ha da dire su di lei.
Perché ha detto con un tono... Vabbè, stia calmo. Tanto perché la mia giacchetta sembra un cameriere. La mia giacchetta? No, ma non me la schiacci. Può entrare nel merito e rispondere a una domanda? Allora, Albertini, deve, allora, cosa aveva da dire? Posso parlare, caro mio bel giornalista, Pirlun? Sì, allora, va bene Pirlun, però parli. Se Albertini dice una cosa su di me... Sì. Io poi dico una cosa su di lui. Ma cosa? Io dico, Albertini, sì, ricordati quella cosa degli appalti truccati. Quali appalti truccati? E lui truccati? Fa, ricordati quella cosa di Dacò. E io dico, allora, ricordati quella cosa dei terreni dell'Expo. Sì. E lui dice, ricordati quella cosa dei rapporti con del calabresi. Sì, ma... E andiamo avanti così per dirci delle cose così. Sì, che però sono tutte inventate. No, sono tutte vere. Come sono vere? No, ma no, no, non può. Le sono vere, guardi che... Allora, che cosa significa? Per favore, cioè, no, si no, chiamano... Allora, se lei non conosce... No, allora, no, se lei non sa le minacce di gruppo... No, la prego, non esiste. Allora, secondo lei, perché noi del PDL siamo tutti uniti? E non lo so, perché... Perché abbiamo tutti paura che se crolla uno, crollano tutti gli altri. È un giro... È come la guerra fredda, perché tutti hanno paura della bomba atomica. Sì, però c'è uno sfigato che non ha mai fatto le minacce di gruppo. Ma non so è cosa... un problema ma suo. Ma sono le... cosa sono le minacce di gruppo? Chi minaccia quello? Sì, Poi c'è quello che minaccia quell'altro. E poi? Si conguaglia. No, ma... Pirlun! No, ma Presidente, non può risolverla così. Pirlun! Non può. Presidente. Andrea Zalone, i Gordi... È il dottor Tersili. Mi tolgo la mascherina di Zorro perché sennò poi mi viene da fare Zorro. Bene, dunque, Formigoni adesso appoggia Maroni. È lui il candidato alla regione Lombardia, no? Per anni, Formigoni, me lo fate vedere Formigoni? Ce l'abbiamo. Perché per anni abbiamo visto Formigoni sempre dietro al senatore. Erano Maroni, cosa ho detto io? Ma ho l'Alzheimer. Per anni l'abbiamo visto dietro a Bossi, eccolo qua, Maroni, che bello che è, eh? È bello, no, è perché è così, non ha collo, cioè entra, no, sì, erano un po' la mente e il braccio del partito, no, Maroni e Bossi, solo che dopo averli sentiti parlare dicevi, ma chi è la mente? Saranno mica due braccia, sai? Maroni nella Lega c'è sempre stato. Negli anni 90 sono partiti insieme dal tinello di Bossi per dare una risposta a Tangentopoli e l'hanno data la risposta, Ci siamo anche noi. Maroni che ha puntato tutta la sua carriera nel scegliere la montatura degli occhiali e credo che debba lavorarci ancora un po'. C'ha la Lombardia in testa Maroni, Pensa a una macro regione del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto unite. È il vecchio sogno di Miglio. Che bello. Il Pielon Veneto. La Venelon Piemonte. Dai, Bobo, non diciamo cazzate su. Maroni vuole che il nord trattenga il 75% delle tasse. A me sembra che convenga perché con Belsito erano l'80%, quindi è già uno sconto. Ora, io volevo farvi Maroni, ma io non riesco a vedere Maroni senza Bossi, perché sono sempre insieme. Bossi e Maroni, se li metti insieme, sembrano due Muppet. Sai, questa cosa non decisiva. Però è vero, è così. Ora io mi metto la parrucca di Maroni, grazie, mi metto gli occhiali, il naso di Maroni... Allora, no, aspetta, ragazzi, perché è difficile, però questo è un momento difficile. Dunque, io non so fare bene Maroni, ma so fare però benissimo i Muppets. Maroni a nord. Maroni a nord. Maroni a nord. Maroni che al nord. Che non ho ridendo. No, non era nemmeno.
no? Perché segretario deve essere lui. Sì, sono io, mio amico. Lui, cioè, lui io prima avevo detto che tu eri faccio prima. Una maglia di sì, sono io. Era tutto temporizzato. Era temporizzato. La Lega? Maroni all'art! Maroni all'art! Che bello, che bello! Quando di sera, 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 muriamo pure sera. Era Umberto? Adesso perché avevi detto che te ne andavi poi adesso stavi dietro un po' dietro se grazie siamo amici questo era Roberto la Lega su mia proposta Maroni all'art Maroni all'art non c'è più Pontida, non c'è più Pontida. Ma perché Pontida? Umberto, per favore, dai. Maroni all'art! Umberto. Umberto. Beto, avevamo detto su mia proposta. Maroni all'art! Maroni all'art! Maroni all'art! Questo era Umberto. Allora, noi abbiamo un obiettivo. Che era. Maroni all'art! Umberto. E basta però. Sui la gamba lava. No, Umberto. È un uomo in head on time. Umberto. E quando suonavamo. No. Umberto. Maroni all'art. Maroni all'art. Maroni all'art. Bene, va. Bene, vuole bene. Umberto. Cassini deve andare a casa. Umberto. Per favore, allora. Maroni all'art. Maroni all'art. Maroni all'art. Però adesso avevi detto che c'ero io nella Lega su mia proposta Pontida ma Pontida non c'è più non c'è più Pontida Maroni ma no basta Maroni no Maroni no va. Posso farvi vedere la scheda elettorale del Nevada? Ma perché c'è la par condicio anche in Nevada? No, seguitemi un attimo dietro questo mio ragionamento assurdo. Allora, questa è la loro scheda elettorale, no? Tu vai a votare in Nevada, ci sono i candidati e... i partiti a cui appartengono, non so, c'è Angel Sharon, repubblicano, Holland Jesse, indipendente, poi c'è, non so, Ray Derry, democratico, e poi in fondo c'è un'ulteriore opzione, none of these candidates, nessuno di questi candidati qua, c'è questa opzione, cioè tu vai lì e dici, invece, dici chi c'è da votare? Bersani, Alfano, Casini, Monti. Ecco, invece di scrivere Puzzoni, no, c'hai una tua casella. No, ma appunto, proprio scrivi, sai che
scrivi non this candidate, no? Scrivi nessuno di questi candidati qua, ma il voto non è che poi va la maggioranza, no, non va nessuno. Che bello quel simbolo, se ce l'avessimo anche noi, no? Il simbolo lì prenderebbe in Italia 99,9%. E che purtroppo il minchione che sbaglia c'è sempre. No, ma è certo che però è un problema, però tu dici, oh, aspetta un attimo, però se noi non vogliamo più i politici, poi chi resta? Come chi resta? La società civile. Cos'è la società civile? La società civile è quella società che non prende il vitalizio, cioè non ancora, poi la eleggono, diventa incivile e lo prende. Ecco, ma che senso ha però dividere la politica da una parte e società civile dall'altra? Che differenza c'è? È come chiamare uno pedone. Quando è che uno diventa pedone? Diventa pedone quando ha smesso di parcheggiare. Fino a un minuto prima stava investendo uno, poi scende e un attimo dopo diventa pedone e viene investito da un altro. Scilipoti prima era uno stimato ginecologo della società civile. Stimato. Era ginecologo. Ginecologo. Era stimato. La Gelmini, un avvocato. Di Pietro, un magistrato. Ignazio Marino, un chirurgo. Renato Farina, una spia. Bene, ottimo. Non è che se li prendi dalla società civile poi diventano tutti Churchill. No. Guarda, persino D'Alema una volta, prima di entrare in politica, è stato ben 9 mesi nella società civile. Dentro una pancia, ma c'è stato. Monti ha fatto la sua lista civica che si chiama Scelta Civica. Ha fatto la sua lista, scusate, la sua lista che si chiama Scelta Civica, che è l'alta società civile. Ecco, quella è l'alta società. Cioè, c'è una società civile che scende in politica e viene dal basso, poi c'è un'alta società civile che sale in politica e viene dall'alto. È tutto un salire e scendere praticamente, no? Al piano merda ci stiamo noi, cioè. Ci sono tutti, ecco, allora, nella lista Monti ci sono loro, no? Marcegaglia, Fornero, Dellai, Rita, come si chiama questa qua? Rita Lidia Rotavender. Montezemolo, Tronchetti Provera, Moira Orfei, No, lei Ilaria Borletti Buitoni, che insieme a Lidia Rotavender vanno storte così. E poi c'è Paolo Vitelli, che è il re degli yacht. Questa gente qua, io credo in loro. E aderiscono tutti alla lista Monti. Cosa hanno in comune queste persone? Beh, che loro davvero potrebbero risolvere i problemi di questo paese. Io credo in loro. I believe in them. Basterebbe mettergli una patrimoniale a loro, dico solo a loro. Basterebbe metterla a loro. Il più povero di questi qui ha la canciacca. Ma non quella del risico, quella vera in Asia. Questa qui è gente che non ha mai preso un tram in vita loro. Li costruiscono, ma non li prendono. Sono rispettabili, parlano bene, hanno studiato bene, vestono bene, si comportano bene, bene bene, spesso fanno il doppio cognome, hanno anche il doppio patrimonio, perché si sposano pure bene, quasi sempre tra di loro, no? È l'alta società civile, civilissima. Non li vedi mai nel traffico, a calcarsi nel traffico, che brutto, non li vedi mai al pronto soccorso, non li vedi mai affollare le spiagge, non li vedi mai fare sciopero, sono così civili, ma non li vedi mai. Non li vedi mai passarti davanti quando sei in fila alla posta. Loro la posta al massimo la privatizzano, no! I loro figli studiano all'estero, però poi il posto nei consigli di amministrazione glielo trovano in Italia. Sono il contrario degli emigranti. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Ma se ti ho dato 4 milioni di euro la settimana scorsa e del pacchetto azionario che ti ha regalato la nonna, cosa ne hai fatto? Loro hanno una percezione. Hanno una percezione della realtà che è filtrata attraverso i maggiordomi. Alfred, scusa,
tutta questa gente che non riesce mai a arrivare alla fine del mese, non riescono mai a arrivare alla fine del mese, non riescono mai a arrivare alla fine del mese, perché non partono prima? Ma adesso hanno detto basta, non ce la facciamo più a vedere l'Italia ridotta così. Ci sono indignati, sono indignati. Dove? Ebbene, giocando a Trivial, negli chalet di montagna, sono indignati. Ho detto, ora basta. Non è una battuta, ragazzi, non è... Ora vi faccio vedere, ora ci divertiamo, perché ora vi faccio vedere Lidia Rotavender, che hanno sempre questi nomi qua, Lidia Rotavender, Fracchia Würzibülke, Culo Filighilchi, Nerchia Bunzaloglia, che va. Lidia Rotavender, no, aspetta. Come ti chiami tu? Crozza! E lei, oh, non vedrai mai un Crozza che si sposa con un Rotta Friedegranziar. No, cioè, si sposa con un... Fraga, non lo so. Dunque, Lidia Rotavender è un'angiologa che si occupa di trombosi. Candidata nella lista Monti, è un'amica di famiglia di Monti da 30 anni. Sono quelle donne tipo Elsa Fornero, sai, che hanno questa gioia interiore. Dunque, alla presentazione... Sì, dai, fatemi parlare, ragazzi, allora me ne vado, allora... Ma che paese è questo qua? Dunque, alla presentazione della lista Monti a Bergamo, l'altra volta, hanno fatto vedere un filmato, no? Perché c'erano tutti quelli che sostenevano Monti. A un certo punto doveva entrare Monti e fare il suo discorso. E quindi c'è una scaletta, no? Noi nei programmi facciamo anche noi le scalette, no? All'inizio parlo, poi entra un personaggio, poi l'altro, poi fai il pezzo che fa più ridere, poi te ne vai, no? È così. L'altra volta io ho visto la convention, parla uno, parla l'altro, però insomma aveva sempre più ritmo finché fanno vedere il filmato che dovrebbe introdurre Monti, un filmato con una musica tom, sai, di quelle con un pathos forte, vedi lui con Obama, la Merkel che gli sorride, Hollande che lo applaude, tutte le cose belle che ha fatto, il pathos va a mille, dici, beh cazzo, adesso entrerà lui? No. Entra un'esperta di trombosi che lo affossa, cioè perché Lidia Rotavender entra, che è l'amica della famiglia, che ha raccontato alla platea due aneddoti raccapriccianti nel tentativo di tirar su Monti. Cazzo, ma la musica era a mille, è arrivata lei, è entrata una tristezza. Ora vi faccio vedere il primo aneddoto per conoscere meglio Monti. Ragazzi, guardiamo... Lidia Rotavender, guardate. Vai. Ho provato a pensare a quello che mi hanno suggerito. Pensi a un aneddoto. Era il panico. Oddio. E quindi ho pensato un aneddoto che invece sia garbato, che sia l'espressione di quello che lui è. E sì. Me ne è venuto in mente qualcuno. Sì, di, vai. Il primo è questo. Mio figlio, il più grande, a un certo punto si ruppe una gamba. Aia. E fu costretto a passare l'estate, il mese di agosto, in montagna con un tremendo gesso. E siccome era un bambino che non si fermava davanti a niente, incominciò a pedalare con l'altra gamba. Ah. Con la sua bicicletta e decise di diventare un imprenditore, aveva circa 12 sì. anni, 9 anni. E sì, sì. Decise di fare nelle case che erano intorno al luogo sì, dove noi sì, stavamo, sì, vai, sì. un piccolo giro chiedendo chi voleva che lui portasse i giornali tutte le mattine. Con una gamba, sì. Tutti gli altri, un po' perché erano gentili, un po' perché era anche comodo avere qualcuno che ti portava il giornale a casa, dissero sì, grazie, che cosa sì. vuoi, il Corriere della Repubblica, il Corriere della Repubblica, poi da Mario Monti ne portava 12. 12 a Mario Monti, con una gamba. Mattine. E Mario Monti abitava esattamente attaccato all'edicola. Sì. Perché Mario Monti non andava a prendersi i giornali per i fatti suoi? Perché era pigro? No. No, perché il presidente stava dando l'opportunità a un ragazzino di far vedere quanta voglia aveva di alzarsi la mattina alle 8, di arrivare puntualissimo alle 8:05 e di diventare forse un giorno un imprenditore. Oh, ma... Allora, ricapitoliamo un attimo, no? Perché... Allora, c'è un bambino con una gamba rotta. Lo mette su una bicicletta con un pedale
Io tra l'altro quando pedalava il pedale, c'hai la gamba rigida, boom, boom, cioè come vai? Vai così con la... che ti picchi al pedale dietro. Corriere Repubblica l'avrà già preso un 10-12. Poi portava 11 giornali lui con l'inserto, con una gamba rotta a Monti. Che diceva bravo, diventa imprenditore. Ma è sfruttamento minorile! Presto, chiamate il telefono azzurro! Poteva entrare dopo la musica, è entrato dopo Lidia Rota Brunder! Ma e dice, cazzo, fermati lì, basta, scendi dal palco. No, ne racconto un altro. Vi faccio vedere l'altro, no, ma io non ci credo. Una volta eravamo in montagna con Elsa. Sì. Elsa, Tisdale, Mario, posso dire Mario. Hai spezzato Elsa, la gamba a grado. Mario, io e una nostra comune amica e forse un altro paio di amici. Dimmi. E giocavamo a Trivial. Sì. Perché pioveva, era estate, il tempo bisognava passarlo. Secondo voi il presidente come risponde a Trivial? D'impulso? No. No. Il presidente ci pensa. Brava. Ci pensa a lungo, ma dice sempre la risposta giusta. Beh, io quando vedo queste donne qua bellissime, questa atmosfera, ti viene voglia, sai la rivoluzione, sai, ti viene voglia di ingroia, tanta voglia di ingroia. Fa ridere questa qua, è bellissima. C'aveva un colletto che era un aliante, c'aveva un colletto, era un deltaplano, non è un... Comunque anche ingroia ha fatto una lista civica. Ingroia, si chiama Rivoluzione Civile. Ecco, questo è il settimanale qui. E chi ha fatto un servizio posato su chi? Fa Rivoluzione Civile e poi fa il servizio posato su chi, no? È un magistrato e fa il servizio posato su chi? Combatti la mafia poi il giorno dopo. Ingroia, deciditi. O fai la rivoluzione o vai su chi? E no... Però immaginate Lenin su Sorrisi, canzoni TV. No, per immagini Che Guevara su Max. Come farsi gli addominali nella giungla boliviana. Su tutto moto, Trotsky prova la nuova Triumph 1200. It's X, X, hot. Mao Zedong nel fiume giallo. Cosa sono quelle smagliature? Ho Chi Minh e adesso un figlio. Cioè, non può, no, non è. Mi fate vedere ingroia, per favore, infatti. Non sembra Billy Crystal in Eri ti presento Sally. Non lo fai. Sono identici. Ora, la cosa che a me colpisce di ingroia, che a me fa veramente ridere, non so se l'avete notato, intanto sembra anche un po' un messicano, sembra, ha un'indolenza nel parlare, ci mette in piega molto a dire, ma sembra se ha un'indolenza un po' del sud, sembra Speedy Gonzales, aveva un amico che era sempre assonnato. Io ve ne faccio vedere un pezzettino, abbiamo fatto un montaggino, me lo fai vedere? Un attimo, per favore, mi porti la poltrona. Per il momento sono soltanto la poltrona. Funzionario internazionale dell'ONU in missione in Guatemala. Sia per quello che il dottor Ingroia dice, sia per quello che il dottor Ingroia fa. Settimana prossima lo comunicherò. Devo dire con estrema sincerità. Guarda quanto ci mette, sta a vedere, a dire che... Sì, deve dire che c'è crisi, l'Italia è un brutto clima. È un'atmosfera. Sì? In Italia che secondo me non giova alle istituzioni e alla diciamo, autorevolezza di tutte le istituzioni agli occhi dei propri cittadini. Buonasera, dottor Ingroia. Buonasera. Buonasera. Senta, dottor Ingroia, scusi, ma in Guatemala cosa ha fatto? Avevo un incarico internazionale.
Sì. È importante un funzionario internazionale dell'ONU. Missione in Guatemala. Sì. Senta, era un incarico prestigioso il suo, no? Sì. Oh. Vabbè, no, dico funzionario dell'ONU. Dovevo coordinare. Eh? Nella lotta del narcotraffico, tutta l'organizzazione internazionale. Nazioni Unite, sì. E quanto c'è stato in Guatemala, dottor Ingroia? Ma se può. Sono partito a novembre. Sì, no, ma era solo. Scarica i bagagli. No, no, ma. No, non è, non è il caso. I bagagli. Sì. Cioè, no, sono finito i bagagli. Sì, quanto è stato? L'8 di gennaio. Quanto è stato in Guatemala, dottor Ingro? Con tutti i bagagli? Ma sì, sì. Quanto è stato? Oh, 4 ore. Ah, ce l'abbiamo fatta. Senta, dottor Ingroia, però ora lei ha fatto la sua lista, no? Ha fatto la sua lista, si presenta alle elezioni, però secondo la legge a Palermo lei è candidabile ma non è eleggibile. C'è questa legge, no, che dice che lei a Palermo è candidabile ma non è eleggibile. Sì, l'ho sentito anch'io. Cosa? Sono dettagli. Dettagli, sì. Allora dettagli. Potrei dire che come il fango. Cosa? Non capisco. Il fango è bevibile ma non deglutibile. No, vabbè, ma è un... Il cuscino è mangiabile, non è digeribile. Sì, ma non è... No. Anche lei, se vogliamo, è domandabile e non rispondibile. Vabbè, ho capito. Ma scusi, ma perché ha deciso di scendere in campo? Lei dove si trovava il 24 maggio scorso, lo domo lo 10? No, 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 guarda che non è più magistrato, adesso non deve fare domande. Non si ricorda dove era il domo lo 10. No, non è più magistrato, lasci stare. Parliamo di politica. Perché ha deciso di scendere in campo? Però... Oh. Se ha voglia di... Ma ho deciso sì? di scendere in campo, sì? Perché ho questa c'è questa voglia. Ha questa voglia? Di dare la voce ai cittadini. Sì. Con energia, con impeto, con questa voglia di fare sfracelli, di rovesciare il sistema, di fare una rivoluzione civile impetuosa. Che però la gente è importante averci la voglia. Infatti se c'è la voglia sì. C'hai tutto. Ecco appunto, ma dico, lei ne ha di voglia? Sì, sì. Lei ne ha di voglia? Un po' matta. Ma senta, parliamo della sua lista allora, parliamo del programma, il suo programma. Sì. È una specie di manifesto. 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 Se così possiamo dire, se vogliamo dire così. Sì, ma guardi. È una specie di manifesto. Sì, ho capito. Lei riconosce questa pistola? No, ma no, non è più magistrato, dottor Ingroia. Allora, non è più magistrato. Non riconosce più la pistola. No, parliamo di politica. Ci parli del programma. Però entro un tempo. Il suo programma. Entro le... C'è questo progetto, questo movimento politico per cambiare il paese. Sì. Abbiamo 10 punti programmatici. Ecco, ci vuole spiegare questi 10 punti? No. No, come no? Non ha voglia? No, spiegare i punti no. Sì. Comunque, c'è dentro un po' di tutto. Ma come un po' di tutto? No. No. Cosa c'è? Basta, non ce la faccio più. Andrea Zalone, Silvano Belfiore.
Tra l'altro io ho fame a quest'ora, non so, è vero? Io non, prima del programma non posso mangiare niente, prendo mezza banana di solito perché al potassio. Adesso mi piacerebbe, sai, non avete voglia di vedere, sai, di quei programmi, uno di quei programmi dove fanno vedere le polpette nel sugo, sai? In televisione ci sono più di 20 programmi che parlano di cucina. Non si capisce se paghiamo il canone o il coperto, non lo so. Escluso il tempo che gli italiani passano a mangiare, il resto lo passano a guardare come si prepara da mangiare. Il cibo è come il sesso, è bello farlo, è bello vederlo fare. Trasmissioni di cucina sono pura pornografia. Sai come avete visto come inquadrano la besciamella, come inquadrano i piatti? C'è per esempio quel programma inglese Nigella Beats, cioè, no? Fanno tutte le controluci, cioè, proprio è la besciamella che cola, è puro feticismo, no? Una volta andava di moda il porno, ora va di moda il forno. È la fornografia, cioè c'è gente che si chiude in camera di notte, va sul computer e viene beccato dalla moglie mentre sta guardando come si disossa un fagiano, cioè e tutti vogliono fare gli chef, avete notato che tutti vogliono, non i cuochi, no, gli chef. Noi in questo paese, dove in ogni famiglia c'è una mamma, una nonna, una zia che cucina da Dio, non è trendy. Cucinare non è trendy, la tagliatella non è fashion. Gli spaghetti all'uovo di cracco, sì. Allora, dai, devi cucinarla. Allora, sentite che non vuoi niente. Cazzo! L'uovo! Chi lo mangia l'uovo di cracco? Che cazzo vuoi, cracco? Cucinare bene è banale. Quello che piace è sentirsi chef. C'è tanta voglia di impiattare. Adesso si impiatta, avete notato? Faccio risotto, lo verso. No! Che cazzo fai? Cosa fai? Impiatta! Io mangio, faccio la risotto e mangio. In piatta! Nella mia famiglia nessuno mi ha impiattato. Mio padre, tornavo da lavoro, ogni tanto mi dava una sberla e io mi impiattavo. Non era mia madre, ero io che andavo dalla bistecca. Tutta colpa degli chef, ragazzi, sono come gli stilisti, decidono che va di moda il rosso, si mettono il rosso, tutti si mettono il rosso, sti stronzi. Decidono che non puoi mettere le melanzane sulla pasta. Devi fare un letto di pasta frolla sul quale stendi un'emulsione di melanzane e tutti a emulsionare ste melanzane. Ora, che se sei uno chef ti può anche riuscire, ma se lo fa mia moglie che mi fa mangiare il vetro di solito. Sembra di mangiare un cracker nel bagno schiuma, ragazzi. Perché ormai questi qui non sono più cuochi, sono miti. È per questo che tutti vogliono diventare chef. Tutti vogliono fare gli stilisti, mica i sarti. Nel mio condominio, quando ero piccolo, cioè mia sorella in sala lo può testimoniare, nel mio condominio c'era una sarta al mio piano, una sarta al piano di sotto, una sarta al terzo piano, una sarta era pieno di sarte. Sono ritornato nel mio condominio, ci sono solo stilisti che ballano. C'è un bottone? No, noi no. Noi facciamo solo... Tutti vogliono fare gli architetti, mica i muratori, è giusto, no? Si vuole elevare la nostra condizione sociale, è giusto. Ho un figlio, non voglio farlo diventare un muratore. E infatti in questo paese i sarti sono cinesi, i muratori sono albanesi e i nostri figli invece sono tutti stilisti e architetti sul curriculum. Perché in realtà sono tutti disoccupati. Fino a qualche anno fa, se un figlio andava dal padre e diceva «Papà, io voglio fare il cuoco». «Ma no, il cuoco no. Amministra un condominio, ma il cuoco no». Oggi se un figlio ai genitori dice che vuole fare Masterchef, in casa stappano i frizzantini, i champagne. Perché i Masterchef sono tutti potenti, sono famosi, scrivono giornali, scrivono libri, sono le nuove star, no?
i maestri, ma soprattutto, ecco, una cosa, sono cattivi. Avete presente Masterchef? Mi fate vedere, per favore, ecco. Questi qua sono i tre cuochi. C'è Bruno Barbieri che parla così, che fa, e poi dopo devi fare la besciamella. La sai fare la besciamella? Poi c'è Crack che fa, allora, in piatta! Che ti viene voglia di dare, ma storia. E poi c'è quell'altro signore che si chiama Joe Bastianich, che un po' mi assomiglia. No? Sono Masterchef. Non fate vedere Bastianich, per favore. Fate vedere. La carne ha una consistenza così strana. Sembra il vasetto di cibo di cane. Problema con sto piatto che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame. E devo andare all'ospedale adesso, se no muoio. Un trionfo di broccoli? I broccoli sono una merda, più o meno. La carne pega ancora. Questo piatto sembra e assaggia come un pezzo di merda. Merda. Via. Ti do una valutazione un po' alla Gordon Ramsay. Va bene? This dish is a piece of shit. Scusate, ragazzi. No, ma perché sono così cattivi? Ma perché? Ma c'è uno che non lo sa fare, lo sta imparando. E gli fanno un culo così, ma perché? Ma che senso ha? Di guarda, la carne, cuocela un po' meno. No, gli direi, scusa, puoi cuocerla un po' meno la carne. Ciao, scusami, non so, sono altri che cuociono meglio. Scusami, scusa, ciao, ti voglio bene. Allora, ma chi sono? Questi qui non sono master, questi sono bastard chef. Cosa mi hai portato? Chef, io ho preparato un tripudio di ravioli al caffè con ragù d'anatra bianco. Fatto te questo? Questo è raviolo? Sì, chef. Questo è bianco? Questa è consistenza che deve avere? Se il mio cane vede questo, ti piscia su una gamba, no? Tu hai visto questo? Sì, chef. Come hai pensato di fare un piatto così, te? Da piccolo tuo padre ti ha venduto uno zingaro? Ti ha cresciuto al circo? Vuoi che muoro? No. No, chef. Vai, vai. Questo è peace. È un tripudio questo di merda, eh? Vai. Sì, chef. Nazareno. Gesù di Nazareno? Cecilia, vieni, mi stai deludendo, Nazareno. Mi stai deludendo. Scusi, chef. Cos'è questo odore? Chi è che puzza così? Cos'è che tanta puzza? Cos'è questo? Che piatto è? Ho fatto un tortino di patate con polipetti, crumble di mele e pistacchi di Bronte. Sai cosa fa uno che fa un piatto così? Nel mio ristorante New York 4 stelle? Viene licenziata. Viene legata. E poi con dei cani che ci pisciano addosso. Io muoro questo piatto. Tu fai il killer di hobby? Fai il killer di hobby? No. Sei arrogante? No, tu sei arrogante questo? No. Sai che pistacchio non va mai con mela? Tu sei questo? Tua madre? Come mai? Tua madre lo stipendio se lo giocava ai cavalli? Tuo padre dirottava gli aerei? No, chef. Questo piatto da lontano fa schifo, eh? Da vicino fa ancora più chiche. Hai cucinato sotto tortura, eh? Sembrano piccole paline di merda di capra. Se mangio questa molecola, ancora roba, muoro. This of shit. Vai, stai deludendo. Cecilia, stai deludendo.
Maria Vittoria, tu dovevi preparare in 3 minuti e 40 secondi un arrosto di montone con le pietre fuocaia. Questo? Cosa hai fatto? Cos'è questo? Avevo pensato un arrosto di montone con delle carote tagliate julienne per contorno del riso venere e il profumo di cardamomo. Sei arrogante? No, chef. Sei timida? Mangeresti questo piatto tu? Sì. Ti sembra buono? Ci hai messo sale? Sì. Ti hanno levato le scimmie come Tarzan a te? Questo sembra un piatto che può servire in un ristorante stellato di New York, eh? Questo lo buttiamo, eh? Questo guarda che schifo. Questo lo butto al pubblico. Questo lo butto là, eh? Hai visto? Adesso è come Chernobyl, questo posto qua. Devo disinfettare, devo chiuderlo. Che schifo, eh? Mi stai deludendo, Maria Vittoria, mi stai deludendo. Gargiulo. Tu sei falegname? Cos'hai fatto? Chef, scaloppine ai funghi. Non ci hai messo neanche una quiche, un qualcosa vicino, una crumble, non ci hai messo nemmeno un sifonato di aria, di qualcosa. Scaloppini e funghi, basta. Scaloppini e funghi. Un po' di pomodori pacchino fatti magari con fichi. Una mousse di cavolfiore, non mezzo di questo. Scaloppini e funghi e basta, chef. Fai le pizze da sport tu? Il mio cane se mangia questo, ti viene a casa, suona, tu li apri, ti piscia su gamba. Ora io assaggio, so che muoro, eh? Ah, shit. Tuo padre vendeva autoradio rubata? Tuo nonno portava al parco al guinzaglio? Tuo padre faceva ballare la scimmietta? È mica malattia imbarazzante questa? Ah, che shit, che schifo, eh? Ah! Vuoi portare via? No, cosa fai? Lascia qua, è buono. Un po' di pane. No, perché... Tu sei libero come cuoco? Sì, chef. Perché io ho un ristorante scellato. Quanto prendi al mese? 1.000 euro al mese, chef. Ah, caso, buono. Brenda, vuoi dire tu che è finito il programma? Sì. Dillo, vai. È finito il programma, chef. Ciao. Salute. Diglielo di guardare God Lerner. È finito. Guardate, dai, diglielo. È finito il programma. Guardate God Lerner. Adesso c'è God Lerner. Ok. Ciao, dopo. E bravo. Gargiulo, Maria Vittoria.